Ricordami che cosa fate qui. Quando cacci qualche animale, portalo qui. E se catturi qualcosa di molto speciale, sarò lieto di farne un trofeo. Ma non posso fare molto finché non mi costruisci un posto in cui lavorare. Non concerò pelli su tavoli improvvisati e sporchi. Si è fatto tardi. Ci vediamo. Salutami Petra se la vedi. Grazie per l'aiuto. Sappi che forniremo solo il meglio di pellicce, carni e ossa. E se vuoi andare a caccia, potrai portarci le tue prede. Prepareremo le pelli e i crani. Già, ho accumulato i trofei di Petra per anni. È una donna meticolosa. In ogni cosa. Lo terrò bene a mente. Godetevi la casa. E Ivor, tu mi sembri propenso a conquistare trofei. Mi piace vincere, ma non ricordo ogni mia vittoria. Le tue armi portano i segni di grandi battaglie e il tuo orgoglioso incedere indica i tuoi trionfi. Mi sbaglio? Non sbagli. Perché lo chiedi? Per questioni di affari, ovvio. Wallace è il miglior conciatore e tassidermista dell'Inghilterra. Se vuoi che le tue gesta di caccia diventino saghe, il modo migliore è trasformare le tue prede in dei trofei. Se sconfiggi una bestia rara e possente, portala a noi. Ne faremo bella mostra per te. Buona idea. Cimeli per ornare la casa lunga. Grazie, Petra. Oh, prima che tu vada, hai un momento per me? Per un favore. Dimmi pure. In queste ultime sere ho sentito gli ululati di un branco di lupi poco oltre il limitare del bosco qui vicino. Se nessuno li ferma, divoreranno la selvaggina. E quando i cervi saranno morti, potrebbero venire qui. Credi che dovremmo scacciarli? Penso che dovremmo abbatterli, col tuo permesso, ovviamente, e col tuo aiuto, se possibile. Purtroppo ora non ho tempo, ma tornerò.